Bella ragazzi e benvenuti a questa recensione a caldo della puntata 19 di Boruto. Titolo della puntata Sarada Uchiha. Allora, inizia subito la puntata ragazzi con Sarada che guarda da lontano Boruto che sta scrivendo sulle facce degli Hokage. Vi viene in mente qualcosa? Sì, mi sembra di averla già vista sta scena. Sì, effettivamente sì. Comunque, vi fa vedere che Boruto disegna, chiaramente Naruto lo va a scoprire, nel senso a cacciare, a dirgli qualcosa, a cercare di prenderlo, però non è questa la cosa importante, perché vi fanno vedere anche delle clip di altri personaggi, quindi vi fa vedere quella di Shikadai, vi fa vedere quella di Metal, che si allenano con i propri genitori, ovvero Shikamaru e Rock Lee. Ognuno si allena con i propri genitori, anche Chocho, a un certo punto si deve allenare con Choshi, però Sarada che fa? Non si può allenare con Sasuke, perché Sasuke non c'è sta. E non si può allenare tantomeno manco con Sakura. Uno, perché già di Sakura ce n'è una, farne crescere un'altra è meglio di no. Però anche lei ci rimane male perché è l'unica alla fine che non ha un padre, a parte Boruto, che non ha un padre presente, diciamo così. Fatto sta, ragazzi, che Sarada vuole sapere qualcosa in più su Sasuke, visto che non lo conosce, cioè non sa neanche chi è e come è fatto, a parte in una foto, perché non ha memoria, nel senso non l'ha proprio mai conosciuto. E va a chiedere a Sakura. Sakura comunque dice un sacco di frignacce. Io sono anche convinto che Sasuke non vuole tornare al villaggio, perché dice: se devo tornare al villaggio, devo tornare per Sakura, è meglio che mi sto a casa mia. E poi Sasuke non è il tipo che manda un messaggino e dice: guarda, oggi sono qua, domani sono lì. Cioè, c'hai già una figlia e una al villaggio da Foglia, zio, fai bene a star lontano, perché insomma, già una è troppo, figurati anche la figlia, che poi è una rottura di balle pure lei. Vabbè, e devo dire che è successa una cosa che non mi aspettavo, che non ho mai pensato. Ovvero Sarada chiede alla mamma: ma scusa, ma papà aveva gli occhiali? Perché chiaramente Sarada ha gli occhiali, Sakura non ce li ha e neanche Sasuke ce li ha. Quindi perché Sarada ha gli occhiali? La madre chiaramente dice sempre un sacco di frignacce, non gli dice niente perché chiaramente non gli vuole dire effettivamente tutta la verità e Sarada se ne va abbastanza incazzata, comunque vuole scoprire le cose, vuole scoprire chi è Sasuke Uchiha e chi sono gli Uchiha più che altro. Cosa succede ragazzi? Sarada va in biblioteca perché vuole scoprire delle cose sul il clan Uchiha, giustamente. E prende un libro, che è proprio per il clan Uchiha, lo legge e scopre lo Sharingan. Scopre come averlo, ovvero come svilupparlo. Scopre come si può potenziare, quindi si può evolvere lo Sharingan. Però scopre anche chi sono i componenti del clan. Vi fa vedere tutti quelli del clan, anche quelli morti. E alla fine c'è Sasuke e la sua figlia, ovvero Sarada Uchiha. Lei vuole prendere il libro, ma non gli è concesso perché penso che serviva, doveva dirtelo Sasuke. Ecco, se tu potevi prendere quel libro, dovevi avere il permesso di Sasuke. Visto che Sasuke non c'era, il permesso non potevi averlo, il libro non potevi portarlo via. Non vi ho detto prima una cosa molto importante, non ve l'ho detta apposta, ragazzi, perché volevo arrivare a questo punto. Quando Sarada era in casa e Sakura è arrivata, chiaramente Sakura era fuori perché stava lavorando, poi è tornata a casa. Sarada sicuramente stava cucinando, perché se non cucina lei, Sakura muore di fame. Quindi chiaramente gli va incontro, Sarada va incontro alla madre e gli dice che vede la vista un po' offuscata. Sakura si preoccupa, gli va vicino e comincia a guardargli gli occhi perché ha paura che sia lo Sharingan, che si stia sviluppando lo Sharingan. Chiaramente ancora non è il momento, ma gli si svilupperà col tempo, non vi preoccupate. Sarada torna a casa e chiede altre spiegazioni alla madre. Cosa succede? Sua madre era fuori che stava raccogliendo i panni stesi e cominciano un po' a parlare e Sarada gli dice una cosa bellissima. Dice: mamma, ma tu sei veramente la moglie di papà? E qui io sono scoppiato a ridere, bellissima, una cosa bellissima anche perché l'ha ripetuta più volte ed è bellissimo. Comunque, apro una piccola parentesi. È giusto che Sarada chiede una cosa così a Sakura, perché intanto Sakura non sa niente di Sasuke, non sa com'è, cioè non sa dov'è, non sa cosa fa, non sa niente. Che cavolo di moglie sei? Ok che lui va via per i fatti suoi, è eremita, tutto quello che vi pare. Cioè, non è eremita, è solitario. Comunque, che moglie sei? Cioè, e poi Sasuke, questa è una confidenza solo tra me e te, Sasuke, che non ci guarda nessuno. Ma perché stai con Sakura, zio? Capisco che sei via adesso, ma Sakura... Madonna, ce n'era un milione in più, guardati Ino com'è diventata, tacci tua! Sakura, ragazzi, si arrabbia, va per tirare un pugno, tira questo pugno, guardate che pugno tira. Sarada!
distrugge il pavimento, come avete visto, ma successivamente crolla anche la casa. Sakura, quando vede la casa crollare, dice: "Oddio no", e sviene. Ma sicuramente è stato per la stanchezza, ma sicuramente è stato anche perché mentre sveniva ha detto: "Oddio, il mutuo!" ed è svenuta. Chiaramente doveva pagare il mutuo e la casa distrutta. Vabbè, arriva Shizune e due medici, prendono Sakura, che era svenuta, cioè svenuta, stava male, e prendono e la portano all'ospedale. Però Sarada non ci va subito all'ospedale, prima sta cercando, deve cercare qualcosa nelle macerie. Cosa deve cercare? Deve cercare la foto di lei, Sasuke e Sakura, chiaramente. La trova, però la cornice di questa foto è spaccata in alto e lei vede che ci sono delle foto sovrapposte. Prende la foto dove c'è suo padre e nella foto di suo padre c'è chiaramente Sasuke, Karin, Jugo e Suigetsu. E quindi lei, guardando Karin, vede che hanno tutti e due gli occhiali. Certo, se non faccio un video e passa il treno, che cazzo di mio video è? Non lo è. Che bello. E così Sarada pensa di non essere la figlia di Sakura, ma di essere la figlia di Karin, perché hanno gli stessi occhiali. Chiaramente va all'ospedale, va a trovare sua madre, esce a parlare con Shizune e glielo dice. Dice: "Ti prego, non dirlo alla mamma, però io non sono convinta di essere sua figlia, perché alla fine non ci assomiglio molto, assomiglio più a Karin." Shizune dice: "No, no, 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 tu sei la figlia di Sakura", però alla fine Sarada non è ancora convinta di questo discorso, quindi vuole sapere, vuole avere più certezze. Sarada, ragazzi, era in un ristorante, diciamo lì, mangiava per i fatti suoi, e vede dietro di lei che c'è Choshi, la moglie, e Chocho. Scusatemi se dico la moglie, ma non mi ricordo come si chiama la moglie di Choshi, quindi oh. Chocho va a prendere il bis e vede Sarada, comincia un po' a stargli vicino a Sarada, mangia con Sarada e tutto, e gli dice Chocho che non è convinta che Choshi e l'altra donna siano i suoi genitori. È naturale che siano i suoi genitori, si vede perché Choshi è grosso e Chocho è grossa. La madre è scura di pelle e Chocho è scura di pelle, quindi sono loro i suoi genitori, cioè non ci sono differenze così grandi. Però alla fine lei non è convinta, neanche Chocho. E infatti dice con Sarada, dice: "Sarada, se io faccio un viaggio e voglio andare a cercare i miei veri genitori, tu vieni con me", e ha detto Chocho così. Sarada, quando sente questa cosa, impazzisce, dice: "Hai ragione, è un'ottima idea", prende e scappa. Perché comunque è quello che voleva lei, voleva cercare indizi su suo padre e se può andare a trovarlo è ancora meglio. Quindi prende e scappa, proprio via 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 via, non dal villaggio, scappa via dal bar, dal ristorante. Poco dopo, ragazzi, si vede Sasuke che appare in una foresta con il suo potere oculare, comincia a camminare, però si vede che è stanco Sasuke, comincia a camminare e sente una presenza e questa presenza lo attacca. Lui chiaramente si difende e finisce così la puntata. Allora, io vi voglio dire una cosa. Secondo me questa brevissima serie, brevissima, questa seriettina che vogliono fare su Sarada, che vuole conoscere il padre, giustamente, perché me l'avevate anche accennato, durerà 2 o 3 puntate, 2 o 3, non vorrei di più, però voglio essere ottimista e dico 2 o 3 puntate. Vedremo, ragazzi, devo essere sincero, mi ha fatto ridere quando Sarada gli ha detto: "Tu sei veramente la moglie di papà, dacci tua", mi ha fatto morire da ridere. Comunque, spero che questo video, ragazzi, vi sia piaciuto, se è così lasciando bel pollicione in su, se non vi è piaciuto chiaramente pollicione in giù, bella, e ditemi voi che cosa vi ha fatto ridere questa puntata, se vi ha fatto ridere, e cosa pensate soprattutto di Sarada, che cavolo di carattere ha, perché io, vabbè, già non la sopporto.